Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Come sapete, can can baia non morde, quindi io sono tranquillo. Come la tradizione del mercoledì, oggi faremo l'esercizio che Andrea ci suggerisce in 2 minuti. Io l'ho già fatto stamattina, è veramente un casino. Comunque vi basterà solamente avere a disposizione un conetto oppure qualcosa di simile che possa tenere la distanza. Andrea ve lo spiegherà bene. Mi raccomando, state focalizzati, è un casino. L'ultimo video è stato davvero ben visto, molte delle persone mi hanno contattato offline chiedendomi informazioni su ulteriori promozioni. Volevo solamente sottolineare che Running Warehouse ha deciso di lanciare una promozione che consente di avere il 20% di sconto se indicate sul carrello questo codice sconto. Purtroppo, per fortuna, è valida solamente oggi, quindi se volete approfittatene. Io ho trovato qualche deal interessante, spero che anche voi lo possiate fare. Con Andrea abbiamo diverse opinioni sulle scarpe, quindi non è necessario che quello che piace a me piaccia a voi, però nelle prossime settimane cercheremo di spiegare come scegliere le scarpe al meglio. Senza aggiungere nulla al video, lascio la parola ad Andrea che vi spiega nei prossimi 2 minuti come svolgere l'allenamento del mercoledì. Ciao e a dopo! Ok, ci siamo. Ciao Max, ciao a tutti. Oggi finalmente caldo con sulla felpa, sto davvero sudando. Allora, allenamento di questa settimana, sempre da fare nel corsello dei box dove avete spazio. La parte di corsa la metterei giù così, o sempre a circuito, oppure di mettere dei conetti a 10 metri di distanza uno dall'altro. E fare in questa maniera, magari metterne giù 3. Andata fino al primo conetto forte, ritorno forte, andata fino al secondo conetto forte, ritorno forte, andata fino al terzo conetto forte, ritorno forte, esercizio. Gli esercizi da fare sono il primo uno squat, 10 squat, dopodiché rifacciamo il pezzo di corsa, 12 addominali, i sit-ups normali, dopodiché faccio la corsa. Dopodiché faccio i dips, quindi prenderò una sedia, qualcosa, è l'esercizio quello per i tricipiti. Sicuramente su YouTube trovate tutto il tutorial per farlo. Dopodiché ancora andata e ritorno, andata e ritorno, andata e ritorno di corsa, 12 piegamenti sulle braccia. Dopodiché andata e ritorno, andata e ritorno, andata e ritorno, 5 affondi con la gamba destra, 5 affondi con la gamba sinistra. Recuperiamo un minuto e mezzo e ripartiamo con l'esercizio. Il workout lo facciamo 5-6 volte, dipende adesso da quanto siete allenati, da quanto riuscite a tenere. La parte di corsa vi dico, cercate di tenerla abbastanza svelta ed arrivare stanchi. Fare l'esercizio, lo fate per queste 5 volte, dopo avete il recupero e vedete voi quanto recuperare. Un minuto e mezzo, ripeto. Ciao! Ciao ragazzi, bentornati qua nello studio. L'esercizio di Andrea è veramente complicato, spero che possiate farlo e divertirvi perché comunque dopo vi sentirete sicuramente meglio. Nei prossimi giorni continuate a seguirci perché stiamo preparando un paio di super recensioni, una delle quali vi consentirà di scegliere le migliori scarpe per correre nel giardino. Vediamo se riesco a pubblicarla giovedì o venerdì. Ad ogni modo, per oggi è tutto. Se avete domande, mi raccomando, sempre qua sotto. Se potete, mettete like alla recensione e mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime puntate. Lascio ora le immagini ad Andrea che per una delle ultime volte ci mostra come correva in pista con le Glide Ride e se volete potete guardarvi il video di recensione, dedicato. Ciao e alla prossima. Ciao. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah.
have just begun. We will always take a stand for the people.